Il natural bodybuilding non esiste, sbagliatissimo. Un'affermazione che mi dà molto fastidio perché da anni investo in questo settore. Cerco di comunicare questa mia passione al maggior numero di persone possibili. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi. Come state? Tutto bene? Nel video di oggi infatti cercherò di raccontarvi il mio percorso nel mondo del natural bodybuilding, trattare quegli argomenti che vi saranno d'aiuto nel vostro percorso. Oggi infatti cercherò di parlarvi proprio di questo aspetto. Se siete per la prima volta qui sul mio canale, mi presento, sono un atleta di natural bodybuilding, sono un creatore di contenuti fitness. La mia passione è tanta per questo mondo, al punto che ho deciso anche di creare un brand, Ammo, brand abbigliamento sportivo, e nome anche del mio studio di consulenze fitness, nonché mia palestra personale / home gym. Intro e partiamo. Questo è un video che volevo fare da tanto tempo perché in tante persone non riescono a seguire un percorso per tanto tempo, perché si demotivano, smettono perché non vedono i risultati, vedono che la fatica è troppa rispetto a quello che ottengono. È molto difficile stare sul pezzo per tanto tempo a patto che tu non lavori in questo settore. Questa cosa la capisco, però ci sono certe cose che vanno sistemate. Adesso vi faccio comparire la prima foto di quando ho deciso di iniziare il mio percorso. Magari chi mi segue da tempo l'ha già vista più volte, però questa è la mia condizione. Parliamo dell'anno 2015, 8 anni fa. Già mi allenavo qualche anno prima. In questa foto avevo appena smesso di giocare a calcio, ero già gonfio perché mi piaceva allenarmi, e negli ultimi anni di calcio avevo preso qualche chilo di troppo, perché all'allenamento di calcio affiancavo un allenamento di bodybuilding non propedeutico all'attività calcistica, ma semplicemente per ingrossarmi e per avere un fisico migliore. Nel 2015 avevo 20 anni, più di 100 kg, sono 1,90 m. Sono sempre stato un ragazzone bello grosso. Adesso invece vi faccio comparire la prima foto e l'ultima foto che ho postato sul mio profilo Instagram. Mi raccomando, seguitemi. Eccole qua. Ci sono tante differenze? Assolutamente no. Semplicemente tutti i sacrifici fatti in questi 8 anni per raggiungere questo obiettivo, ne è valsa la pena? Domanda difficile, perché dietro a questo cambiamento fisico c'è tant'altro. Per quanto mi riguarda vi dico sì. Ovviamente ora il mio discorso tenderà maggiormente sul natural bodybuilding, quindi sulla competizione, sull'agonismo, perché è un discorso che è più mio. Se vogliamo parlare di fitness in generale, allenatevi bene, allenatevi tanto, cercate di farvi affiancare da qualcuno che possa aiutarvi nel fare gli esercizi nel giusto modo. Fondamentalmente il vostro sacrificio è direttamente proporzionale all'obiettivo che vi ponete. Volete un obiettivo grande, ovviamente dovete fare degli sforzi. Volete diventare ricchi, volete essere benestanti, dovrete lavorare tanto, a patto che non siete così fortunati che vincete Superenalotto. Ovviamente non stiamo parlando dell'eccezione, perché anch'io mi ritengo una persona normale. Sì, grossa, semplicemente con tanta voglia, e che per fortuna ha avuto la possibilità di allenarsi per tanto tempo e fare questo percorso, anche perché ho fatto tante scelte affinché l'allenamento fosse una parte importante della mia giornata. Ho trovato nel bodybuilding una strada per riuscire a ottenere dei risultati nel mondo agonistico. In tutti gli sport che ho fatto comunque ho sempre ottenuto dei bei risultati. Il fatto che a una certa mi sono accorto che non sarei potuto andare oltre, dato che mi piace la competizione, 2 anni dopo ho deciso di gareggiare. Questa è la condizione 2 anni post l'inizio nel mondo del bodybuilding. Questa è la prima gara che ho fatto, avevo vinto un oro, un argento. Ovviamente finivo le competizioni, facevo un pochino di massa, poi ridefinizione, e questo l'ho fatto dal 2017 fino al 2019. Poi tra il 2019 e il 2020 sapete tutti quello che è successo. Ho continuato ad allenarmi in casa, cosa per me molto difficile perché non sono un amante dello sport fatto in casa. Cioè, casa e sport secondo me non possono stare nella la stessa frase, perché lo sport va fatto in un contesto differente da quello che è la casa. Quelle gare lì sono state molto particolari, perché per esempio la prima gara era veramente un pezzo di legno, ero stra imbarazzato, ero anche molto emozionato dal fatto di riuscire. In verità non sono mai stato emozionato, perché facevo le cose senza pensarci, avevo tante energie. Mi ricordo che rispetto ad oggi avevo più energie. Nelle prime gare per esempio facevo molta più fatica per prepararmi per una condizione peggiore, mentre oggi so cosa mi aspetta
testa, so come gestire le varie situazioni. Infatti nell'ultima competizione ho raggiunto la migliore condizione di sempre, facendo meno fatica. Nel tempo voi imparerete a gestire la preparazione e soprattutto la condizione nel tempo migliorerà sempre di più. Quando ero più piccolino non riuscivo a tirarmi, mentre nell'ultima gara ho portato un tiraggio per me assurdo, cioè non nei miei canoni, sono uno che tende a diventare più grosso, ma non si tira facilmente, anche perché il tiraggio così estremo non è fisiologico. E per me stare così tirato in quegli anni era molto difficile, infatti dopo le gare mangiavo, mi abbuffavo e poi il mio peso rischizzava. Questa cosa qui è sbagliata, voglio dirvelo ragazzi, cercate di mantenere sempre l'equilibrio, ci saranno dei sacrifici da fare, ma sarete voi che deciderete di farlo. Quindi dopo non sfogatevi nel cibo, il cibo non è un antistress, bensì è un mezzo per arrivare a un obiettivo. Vedete il cibo in questo modo, inizierete ad apprezzarlo molto di più. Quindi nel 2022 sono tornato a gareggiare, ho fatto 2 terzi posti in UNBF e in INBB, mentre in NBFI sono arrivato secondo in categoria. Ci sono andato vicino, considerate che non sono mai arrivato così in alto. Il mio percorso, sono sempre stato sul pezzo anche se non ho mai vinto tanto. Sono qui perché sono affamato di vittorie, quindi sono qui per vincere. Sono così sul pezzo perché devo raggiungere l'obiettivo. È molto difficile che voi arriviate in un nuovo ambiente da zero, riusciate a vincere tutto. È complessa come cosa, vi dovrete sudare la vittoria. Se riuscirete a portare a termine questo percorso, sono sicuro che vi sarà d'aiuto sotto ogni aspetto della vostra vita. E ora nel 2024 tornerò in gara perché devo completare parte del mio percorso, perché l'obiettivo, come ben sapete, è quello di diventare un professionista di natural bodybuilding. Attualmente sono un amatore, qualsiasi cosa accadrà continuerò ad allenarmi. Questo vale anche se voi non fate le gare, andate tranquilli, allenarvi vi fa bene, l'importante in questo mondo è muovere la ghisa, allenarsi per più tempo possibile. Questo non significa stare 10 ore in palestra, perché poi il vostro corpo non recupera. Ci vuole, questo è un bellissimo sport perché devi essere perfettamente equilibrato. Quindi cosa posso dirvi, cosa posso consigliarvi? Per ottenere dei risultati in questo sport dovete dare sempre tutto durante l'allenamento, dovete fare fatica, dovete percepire lo sforzo, capire cosa state facendo, attivare i vari muscoli target, la connessione mente-muscolo, dovete metterci passione durante l'allenamento, dovete sapere che siete fortunati di avere la possibilità di allenarvi. Poi per quanto riguarda la dieta, più la fate più vedete i risultati, soprattutto la dieta non è solo per l'addominaletto, ma è per tutto, per come vi sentite. Personalmente se mangio male mi sento male a livello di stomaco e di conseguenza mi sento male a livello di testa, a livello di umore, e quindi iniziate a capire come funziona veramente il vostro corpo con cibo di qualità. Un'altra cosa molto importante che ho imparato in questo percorso è imparare a saper dire di no. Sapete quante volte i miei amici mi hanno detto: dai Tia, vieni fuori a cena con noi, andiamo a ballare, andiamo a bere, vuoi una birra, vuoi qua, eh? No, voi alle persone dovete dire di no, nel senso, se non volete fare una cosa perché volete fare altro, glielo dite. Poi le persone che vogliono stare con voi perché vi apprezzano, quelle rimangono sempre, a prescindere che voi gli diciate sì o no. Se volete migliorare la vostra condizione, vi toccherà dire più no rispetto a uno che non gli interessa nulla. Dovete riuscire a dire queste due letterine: N-O. No. Poi due piccole tips a livello di mindset. Ci sono i momenti no, ci saranno sempre i momenti no. Se sarete bravi riuscirete a metterli un attimo in disparte mentre faticherete sotto i pesi. Bella questa cosa. Voi faticate, soffrite e pensate alla sofferenza che è in atto in quel momento, non a tutti gli sbatti che ci sono dall'altra parte. Non sfogarsi con l'allenamento. Voi dovete nascondere i problemi con la fatica, essere sempre focus su quello che state facendo, non arrivare ho litigato con che vi fate male, sentire il dolore, così tutto il resto scomparirà. Poi dopo ci penserete, quando sarete in grado di capire ci penserete. E un'altra cosa è andare avanti. Qualsiasi cosa vi accadrà, voi dovrete essere in grado nel divincolarvi e arrivare all'obiettivo. Semplicemente dovete capire come. Andate sempre dritti, non fatevi fermare da nulla. Come per tutto, imparerete a gestire le vostre energie. Come vi dicevo prima per la condizione, più vado avanti col tempo, meno fatico,
più faccio scelte intelligenti e più la mia condizione migliora. Prima facevo tanta fatica, ma la condizione non era così buona come lo è stata per esempio l'anno scorso. Quindi con l'esperienza sarete in grado di gestire tutti i problemi che si porranno davanti a voi durante la vostra preparazione e durante il vostro percorso in palestra. Tra l'altro, se avete qualsiasi tipo di domanda, fatemela qui sotto nei commenti. Rifarei tutto questo. Probabilmente avrei lavorato molto di più durante gli allenamenti di calcio, di tennis, di tutti gli sport che ho fatto per ottenere un qualcosa in più. Con la stessa mentalità di adesso, prima ero forte di natura e quindi mi adagiavo, mentre adesso rispetto a ragazzi differenti rispetto a me che per questo sport sono più portati, io sono quello debole e quindi devo fare qualcosa in più per arrivare oltre. Non ti poni in una situazione di comfort, ma ti poni in una situazione di svantaggio. Il voler raggiungere chi è avanti ti fa spingere di più e ti motiva nell'essere costante e disciplinato verso l'obiettivo. Ovviamente non tutti dovete farlo a livello agonistico, tutti vi dovete allenare, questo è sicuro. Qualsiasi persona non si allena, io dico, ti devi allenare. Tu ti devi allenare, non ti alleni? Vai, alzati, vatti a iscrivere in palestra, vai da qualche cosa, vuoi fare equitazione? Vai a fare equitazione. Non siamo fatti per lavorare a una scrivania, purtroppo lo dobbiamo fare, però noi siamo fatti per muoverci, quindi questo è l'importante. Facciamo. Dal 2018 al 2023 è cambiato qualcosa? Poco e niente, è cambiato dentro. Voi cambierete dentro, cambierà la vostra composizione corporea, esteriormente sarete sempre più o meno uguali. Alla fine, naturalmente, non è che siamo fatti per pesare 150 kg di muscoli. Raro come cosa, anzi impossibile. Quindi viene fatto tutto questo sforzo per migliorare internamente e nemmeno esternamente. Per questo un altro bodybuilding è difficile da portare avanti, perché si vedono pochi risultati, non è per tutti. Se hai voglia di cambiare, se vuoi tutto subito, questo non è il percorso che fa per voi. Ci saranno pochi piccoli risultati che si vedranno secondo me nel tempo, è quello che voglio credere, voglio sperare che sia così, voglio sperare che tutti questi anni di allenamento mi facciano bene nel lungo periodo. Ovviamente a volte ci sono cose che, dato che uno è agonista, si spinge un pochino troppo sull'acceleratore, ma a livello amatoriale sicuramente l'allenamento potrà solo che darvi un aiuto. Detto questo, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda, fatemela qui sotto nei commenti. Questo è un video che ho voluto fare perché è da tempo che sto guardando indietro il mio percorso, mi sto rendendo conto di quello che è stato fatto e quindi volevo condividere con voi il mio punto di vista per supportare il vostro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi anche su Instagram. Come al solito, stay grossi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.